Ciao amici, buondì, io sono Alessia, ma nel web mi trovate come Alixia o Alixia Caffè o Alixia nel paese del web. Sono tornata qui su YouTube come Alixia nel paese del web e avevo un po' nostalgia di questo vecchio nome, di quello che aveva rappresentato per me, quindi ho deciso di tornare qui su YouTube come Alixia nel paese del web. Ebbene, non perdiamoci in chiacchiere, oggi di cosa parliamo? Parliamo di libri del BookTok, vale la pena leggerli? Allora, un anno fa avevo registrato un book haul dove vi avevo fatto vedere i libri che avevo comprato perché appunto mi ero appassionata al BookTok, che altro non è che un topic, diciamo così, un argomento, un sottargomento all'interno di TikTok, che è il social del momento. E il BookTok è nato come un hashtag, quindi altro non è che un hashtag, però si è creata una piccola community a oddio, tanto piccola ora non è. Diciamo, si è creata una community all'interno di TikTok che parla appunto di libri. E questa cosa io credo che sia molto molto bellina perché si dice tanto che i giovani non leggono, non sanno leggere, non leggono libri, non hanno attenzioni. E invece con BookTok, secondo me, si sta appunto creando questo movimento di ragazzini, ragazzine che leggono ed è molto molto interessante, secondo me. Io ricordo che quando noi avevamo 13 anni, 13, forse un po' di più, 14, 15, 15 anni, dicevo 15 anni, uscì un libro che praticamente leggemmo tutti, che era 3 metri sopra il cielo. E io mi ricordo che questo libro, molti ne parlavano come un libro stupido, no? Da ragazzini, inutile. Però vi devo dire che io da quando ho iniziato a leggere quel libro, dopo aver iniziato a leggere quel libro, io non ho mai più smesso di leggere. Quindi, secondo me, non importa con quale libro si inizia a leggere, non è che dovete iniziare a leggere per forza dei grandi classici, va bene qualsiasi libro. E basta che nasce, insomma, la passione per la lettura, perché la lettura, secondo me, è importante. Modalità Alixia Teacher. E secondo me è importante perché aiuta davvero a formare il pensiero, oltre al fatto che ti trasporta in un altro mondo, in un'altra dimensione. Quindi la lettura di evasione può essere di evasione, può essere di approfondimento. Sicuramente con i romanzi è di evasione, nella maggior parte delle volte, anche se ci sono dei romanzi che affrontano dei libri, dei temi importanti, però comunque la lettura, secondo me, basta iniziare, va benissimo. Ma torniamo al video. Cosa faremo? All'argomento principale del video. Cosa faremo oggi? Faremo una classifica dei libri del BookTok che ho letto. La classifica è strettamente mia personale, ve lo dico, e può essere che ci sono dei libri che a voi invece sono piaciuti, mentre a me non sono piaciuti. È assolutamente personale, però appunto, visto che siamo in estate, volevo approfittarne per fare questa classifica, anche perché potrebbe essere per voi un consigli per gli acquisti, consigli per letture sotto l'ombrellone o in montagna, non lo so, oppure a casa in relax sul divano, perché no? Devo dirvi che, ahimè, questo video l'avevo già registrato l'anno scorso con, diciamo, le impressioni proprio a caldo, ma purtroppo il mio hard disk è caduto e si è rotto e non si è più sistemato e per aggiustarlo non so dove dovrei portarlo, quindi ho detto vabbè, è andato. Non comprerò penso più dischi magnetici, ma solo SSD, che sono quelli che in teoria si dovrebbero distruggere di meno. Ma ahimè, il video è bello che è andato e quindi mi tocca rigirarlo. Partiamo dall'ultima posizione in classifica. Io ci ho messo Il fabbricante di lacrime di Erin Doom. Lo faccio vedere così perché io ce l'avevo in ebook, ma faceva parte di quei libri che ho perso con l'hard disk rotto. Perché non mi è piaciuto, l'ho messo al decimo posto. Allora, prima cosa, la cosa più bella di questo libro per me è la copertina. La copertina è davvero magnifica e credo di averlo preso proprio perché incantata dalla copertina, perché la copertina è fantastica, nulla da dire sulla copertina, anzi mi ha proprio incantata e mi ha anche però un po' creato delle aspettative, perché io da questa copertina mi aspettavo un libro fantasy. Quindi ho iniziato a leggere, e mi aspettavo che questa storia del fabbricante di lacrime che lei a un certo punto racconta, a un certo punto diventasse reale. Quindi che, non lo so, il protagonista fosse lui stesso il fabbricante di lacrime, non lo so, mi aspettavo qualcosa di fantasy. Invece il libro altro non è che una storia d'amore, ma il problema è che per me, a mio
parere è raccontata malissimo, perché ha lo stile di scrittura è veramente prolisso, ridondante, con questi aggettivi molto pomposi, e a me non piace questo stile di scrittura. Sinceramente, io una cosa chiedo ai libri: che siano scritti bene. Non ho assolutamente pregiudizi sui libri. L'unico genere forse che non leggo è il genere horror, perché mi spavento, ho paura, non dormo la notte. Però tutti gli altri libri davvero io non ho pregiudizi, quindi a me basta che un libro sia scritto bene e io riesco a finirlo. Questo libro per me no, non funziona, ha anche un altro problema, per me non è credibile, non lo so, non lo reputo credibile, come lei descrive, la protagonista Mika è una ragazza orfana e viene adottata da una famiglia, fin qui tutto carino, tutto benissimo, penso di essere arrivata a più della metà, ma poi a un certo punto l'ho smollato perché non mi piaceva questo stile di scrittura. Non lo so, io l'ho trovato veramente poco credibile leggendolo, non mi ha convinto, cioè non mi cioè mi legge quando lo leggevo non mi sembrava di vivere una storia vera, ma di leggere, cioè di leggere un racconto. Non sono riuscita ad andare oltre la scrittura, cioè non sono riuscita a immedesimarmi in questa storia, non l'ho trovata credibile. Le descrizioni, come sono descritti i personaggi, non lo so, troppo costruiti, non sono credibili, lo dico 30 volte, ho detto non sono credibili, per me non sono credibili. Anche Rigel, l'altro protagonista, che si scopre, non so se dirlo perché potrebbe essere spoiler, si scopre che poi in realtà lui è innamorato anche di Mika, ma la tratta male, boh, non è credibile, non è, per me non è per niente credibile questo romanzo. Ci sono delle cose che, boh, mi sembrano messe, cioè campate in aria, non c'è una struttura narrativa che giustifica le scelte e i comportamenti dei personaggi, c'è soltanto lei che racconta che è la classica ragazza goffa, che non ha fiducia in se stessa, e questo ci può stare perché è comunque un'orfana, però non c'è un arco narrativo, non lo so, io passata la metà ho detto, boh, succederà qualcosa di credibile? No, per me è no. Quindi è l'unico libro di questa classifica che io non sono riuscita a finire. Passiamo alla nona posizione, dove io ho messo questo qui, che è Finché il caffè è caldo. Anche qui partiamo dalla copertina. La copertina è carinissima, c'è questo gattino, queste poltroncine del caffè. Questo libro è ambientato in un caffè molto molto particolare, perché c'è un tavolo dove se tu ti siedi puoi viaggiare indietro nel tempo, incontrare una persona che è stata proprio lì in quel bar in quel giorno, e il caffè però non si deve raffreddare, altrimenti succede una cosa spiacevole che non vi dico, ma che voi scoprite nel libro. Questo libro in realtà non è che non mi è piaciuto del tutto, è un libro molto carino, molto scorrevole, molto piacevole da leggere. La storia di scrittura è molto giapponese, mi ha ricordato molto Banana Yoshimoto. Quello che non mi è piaciuto è che è un libro di racconti, non esiste in realtà un vero protagonista, ma ci sono vari racconti, e questa cosa per mio gusto personale non mi entusiasma, cioè proprio a me non piacciono i libri di racconti, faccio fatica a entrare nella narrazione, perché a me piace seguire, diciamo, le avventure comunque di un protagonista, familiarizzare con il protagonista, empatizzare col protagonista, e qui essendoci una serie di racconti non mi è successa questa cosa, però comunque non è un libro che vi sconsiglio, anzi se vi piace questo stile di scrittura molto così descrittivo, un po' detto e non detto, molto giapponese alla fine, potrebbe piacervi, quindi non ho posto per me, ma il libro è carino. Diciamo ci sono altri libri che mi sono piaciuti di più in questa classifica, quindi lo metto al nono posto per questo. Ottavo posto, ancora un libro fantasy, anzi due, partiamo col primo, è questo qua, Fidanzati dell'inverno di Christelle Dabos. Allora, la saga si chiama dell'attraversa specchi. Di cosa parla questo libro? Di questa ragazza Ophelia, anche lei un po' goffa, un po' così, che viene promessa sposa a un ragazzo di un altro mondo,
perché stiamo parlando di un mondo post-apocalittico in cui la Terra è scoppiata e si sono create diverse città cielo, ognuna con uno spirito di famiglia diversa che, diverso, che è lo spirito guida della mini città, della città. Ofelia abita su Anima, dove gli oggetti hanno effettivamente un'anima, infatti lei ha questo dono che toccando gli oggetti riesce a risalire alla storia di chi l'ha posseduto, ai pensieri di chi ha avuto l'oggetto, e infatti indossa sempre dei guanti perché altrimenti toccando le cose, insomma, vedrebbe tutti i pensieri, tutte così. E poi anche un altro dono, quello di attraversare gli specchi, quindi lei riesce a passare tra gli specchi e andare in altri posti, sempre dove ci sono specchi. Devo dire che il mondo magico è interessante, nel senso che rispetto ad altri fantasy, sicuramente ci sono delle cose molto molto originali, come questa qui dell'attraversa specchi, come il potere che lei ha. Questa è una cosa molto carina. Quello che non mi è piaciuto e non mi ha convinto di questo libro, ed è il motivo perché l'ho messo in ottava posizione, è che secondo me il mondo magico è un po' confusionario. Ho fatto fatica a capire cosa stava succedendo e cosa c'era. E forse anche perché è la stessa protagonista che, arrivando in una nuova città quando lei è promessa sposa, ha, diciamo, anche lei non sa che bene cosa deve fare. Quindi nel primo libro io mi sono un po' persa, mi sono proprio persa, mi sono persa anche sui personaggi, un po' confusionari. Ce ne sono alcuni molto simpatici, molto carini, però devo dire che, non lo so, mi sono un po' confusa, mi sono un po' persa in questo libro, nella struttura narrativa, non lo so. Però comunque il libro non è male, nel senso che comunque è scritto bene, sì, è confusione, ma è scritto bene, sì, nel senso che si fa leggere, la lettura è abbastanza scorrevole e piacevole, però appunto io mi sono persa nel mondo. Però comunque non è male, quindi se vi piace il genere fantasy e soprattutto non vi interessano le storie d'amore, fa per voi, perché comunque non è male. Infatti io ho comprato anche il secondo perché poi ero curiosa di vedere cosa succedeva. Il secondo si chiama Gli scomparsi di Chiar di Luna. Lei appunto figlia è promessa a Thorn, però anche Thorn, cioè sempre questi protagonisti che non so perché sono sempre così un po' cupi, un po' non si capisce che cacchio vogliono. Un po' mi piace, cioè, gli piacciono, gli piaccio, boh. Infatti la storia è l'amore tra i due, è un po' slow burn, come si dice nella terminologia di TikTok, ovvero non succede tutto subito, anzi nel primo libro non succede niente, nel secondo si inizia a vedere qualcosa. Non lo so, una storia d'amore non mi ha proprio appassionata, cioè io sono più per quelle cose delle shushu, delle shushu. Però, togliendo questo, nel secondo libro devo dire che io l'ho trovato molto più carino e interessante, perché c'è una ricerca, c'è effettivamente un enigma che la nostra protagonista deve risolvere per lo spirito di famiglia, che è il gigantesco Farouk, che è un tipo molto confuso, non sa manco lui che cacchio vuole. Se dici, lui gli chiedi una cosa e quello ti ammazza, così ti fulmina con lo sguardo, una cosa del genere, un po' di inquietudine, devo dire. Però l'ho trovato molto più carino rispetto al primo, perché c'è appunto questo enigma da risolvere, anche la protagonista incomincia a diventare più bella tosta. Ci piace questo empowerment. Usare termini inglesi così, mettiti lì per capo. No, ha un senso. Effettivamente la protagonista qui da goffa è un po' indecisa, un po' non so cosa sto facendo del primo romanzo. Lei qua effettivamente diventa più di carattere, si incomincia a vedere il suo bel caratterino. E quindi questa cosa mi è piaciuta nel secondo libro. Però appunto lo metto all'ottavo posto perché devo dire che io mi aspettavo di più, ne avevo sentito parlare molto, molto bene, e forse questa cosa di avere aspettative mi ha delusa un po', perché non lo so, mi aspettavo un altro libro, cioè mi aspettavo un libro un po' diverso, boh, non so come dirlo, mi aspettavo un fantasy un po' più, ma nemmeno classico, però non lo so, mi aspettavo forse un'altra storia proprio, boh, me l'ero immaginato diverso, diciamo così. Avevo delle più aspettative su questo libro e probabilmente per questo sono rimasta un po' delusetta.
Però il libro si fa leggere, non è che potrebbe piacervi se vi piacciono i fantasy. Io in alcune parti l'ho trovato un po' confusionario, mi sono persa, per questo non mi ha convinto. Bene, oddio, siamo già a 15 minuti, siamo ancora all'ottavo posto, amici. Libri da 30 minuti, video da 30 minuti. Poi, settimo posto, un altro fantasy e ci ho messo Tenebre e Ossa. Devo dire che questi fantasy li sto mettendo un po' nelle ultime posizioni. Non è da me, perché io amo i fantasy. Forse proprio per questo se non mi entusiasmo al 100% li faccio scendere un po'. Questo qua in realtà non è che non mi è piaciuto. Io penso che lei sia una bravissima scrittrice fantasy, ma veramente brava. Ti trasporta nel mondo. E, la protagonista a me piace molto. L'ho messo così in giù perché io in realtà ho letto prima, cioè ho visto prima la serie TV e poi ho letto il libro, quindi di conseguenza per me Alina era quella della serie TV, quindi qua ho fatto un po' fatica a identificarla con quella che avevo visto. Io devo dire che di solito ora faccio il contrario, cioè guardo prima la serie TV e poi torno nel mondo leggendo il libro e di solito così non resto delusa. Perché se leggi prima il libro e poi vedi la serie TV, spesso capita che resti un po' delusa. Invece, facendo al contrario, per me invece è meglio. Però, nonostante questo, l'ho messo nelle posizioni comunque più basse, perché forse proprio perché avevo visto prima la serie TV, non mi ha. Cioè, è bellino. Però non mi ha tirato e tenuto incollata come altri fantasy. Però comunque è scritto bene, molto piacevole. È credibile anche come scrittura, è molto bellino. Cioè, lei è molto brava come scrittrice. Mi hanno detto che è molto più bello Sei di Corvi. Io, però, come Tenebre e Ossa, proprio perché a me piace tanto la serie TV e mi ero molto affezionata ad Alina come personaggio. Mi piace il fatto che lei non sia la classica eroina che dice. Ok, sono la tipa speciale e faccio tutto quello che mi dite. Lei no, lei dice: io me ne voglio tornare a casa mia, voglio fare la cartografa, quello che stavo sempre facendo, non mi interessa niente dei vostri problemi. No, vabbè, non proprio così. Però è interessante il fatto che lei non è di quelle protagoniste che dice: ok, sono la prescelta, faccio tutto quello che mi dite. No, io ho i miei dubbi di fare questa cosa, non so se voglio farli come mi dite voi, non so se voglio questa vita, insomma, molto interessante questa cosa. Quindi comunque questo ve lo consiglio, molto bellino. Mi piace molto, mi piacciono molto le griscia, tutto bello. Però ci sono libri che devo dire mi sono piaciuti di più in questa classifica, quindi l'ho messo a questo posto. Però è molto bello, ve lo consiglio se vi piace il fantasy. Andiamo a sesto posto, dove io ho messo una commedia che è Non è un paese per single di Felicia Kingsley. E questo libro è proprio un libro da ombrellone, da spiaggia, perché è un libro super mega ultra leggerino e è molto molto interessante perché praticamente ricalca la storia di un classico che non vi dico, ma che scoprirete nelle prime pagine. Questo libro. Io, come vedete, non vi dico la trama perché tanto la trama la leggete sulla quarta di copertina, però vi voglio comunque descrivere le mie impressioni, che è praticamente questo libro è un libro molto simpatico, si fa leggere, è divertente. L'autrice è lei, Felicia Kingsley, che sia uno pseudonimo. Sì, boh, vabbè, comunque, no, ma si chiama così. La scrittrice Felicia. Ha scritto un sacco di libri simpaticissimi, proprio classici da ombrellone, classici di evasione, lo leggo, vi diverto e non voglio sapere niente di quello, dei miei problemi, di quello che succede nel mondo. È veramente simpatico, c'è questa protagonista che vive in questo paesino, cittadina, in Toscana se non ricordo male, sì, a Belvedere in Chianti, e lei ha un vigneto, ha in gestione un vigneto di una famiglia di nobili che però hanno deciso di vendere e quindi lei cosa può fare per salvare il suo vigneto? E incontra questo ragazzo che è stato un suo amore di infanzia, lo rincontra, si rincontrano, succedono cose, succedono equivoci, equivoci, spero di sì. Vabbè. E succedono cose. E
poi niente, lo scoprirete nel libro. Comunque è molto molto simpatico, non vi dico altro perché tanto non ho detto niente, perché dovrei... Ma sto scherzando. No, è un libro molto simpatico, molto una commedia bellina. Io ho scelto questo perché mi ispirava alla trama, ma avrei potuto scegliere anche gli altri. Anche gli altri credo siano molto carini, di questa autrice. È il classico libro, insomma, questo è proprio... Volete leggere qualcosa sotto l'ombrellone? Con questo andate sul sito, se volete qualcosa di non impegnativo, insomma, di leggero. Bene amici, io direi che, visto che il video sta venendo lunghissimo, interrompiamo il video qui e vi lascio una seconda parte dove troverete i primi posti della classifica. Quindi lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e guardate il prossimo video che troverete qui.